Al primo episodio, errore clamoroso da parte della terna arbitrale, perché guardate il tocco bello in area a servire il giocatore della Pontevecchio, che è in assoluta posizione regolare. Qui l'arbitro non concede un calcio di rigore che pare starci, perché il portiere esce a valanga, Ceccagnoli esce a valanga su Lepri, ma qui vedete la posizione del numero 9 della Pontevecchio è assolutamente regolare. Quindi fuori gioco inesistente, fischiato alla Pontevecchio, e questo è già un primo episodio direi molto pesante nella conduzione di gara del Trestina, che affronta... E un altro episodio, purtroppo non possiamo anche qui dare ragione stavolta al direttore, al guardaline, perché l'arbitro aveva giustamente, secondo me, secondo noi, fischiato il calcio di rigore, perché guardate che l'intervento in area di rigore, e quindi questo era Budola, rigore. Siamo dentro, sì. Questo è calcio di rigore. Calcio di rigore, Matteo, e sì, Fabio, che dite? Sì, sì. Calcio di rigore, ma l'arbitro va a sentire l'assistente dice che vedete, fuori l'aria. Si vede dalle immagini, l'arbitro prima qui, vedete, con la mano sinistra va ad indicare, eccolo, sì, proprio in questo momento, il dischetto del rigore. L'assistente però è irremovibile, lo guardate nel momento in cui l'arbitro indica, c'è la bandiera alzata dell'assistente. No, ha sbagliato. Finita qui la Moviola, c'è un altro episodio di espulsione di Ferri. Sì. Siamo dentro, Fabio. Sì, c'è il colpo di testa in un primo tempo di Ferri, poi... che vedete in questo momento si allunga il pallone nel controllo, arriva un avversario, Ferri a mio avviso prende il pallone, ma anche se commettesse fallo non è espulsione diretta, un provvedimento ma non l'ha visto, non l'ha visto neanche arrivare l'arbitro, non pervenuto. Sei d'accordo, Fabio, Matteo? Sì, d'accordissimo, assolutamente non c'era l'espulsione. E domenica c'è una sfida fondamentale per il Trestina, certamente. Sì, Flamina Civita Castellana, se non vado errato, arriva il casino. Ci fermiamo, blocco pubblicità.